seduto quasi mezzo giorno. Sì, a mezzo giorno, sì, perché le sollecitazioni a parte sono forti. Allora, io mi presento un po'. Io sono un insegnante, non sono un accademico, non sono neanche laureato, perché non sono riuscito a diventare ingegnere per le mie difficoltà in matematica. Sono di grafico, troverete degli errori. Lucia Ferrino mi corregge sempre, ma stavo guardando. No, ne avrete quasi tutti, ma dopo ho messo delle altre cose per cui ci saranno. Però faccio tante cose. Finché parlava il dottor Ciambrone, mi ha fatto anche piacere vedere che uno dei miei lavori è qui. Lo scaricate dal sito dei BERS, raccolgo, valido, modifico e distribuisco software per la didattica. E il documento non vuole essere solo un intervento di un uomo cacciavite. Quello che mi dice io vi do il cacciavite. Perché? Perché quello che è stato detto anche da chi mi ha preceduto, secondo me è presentissimo in quello che facciamo. Mi sono segnato alcune cose. Migliorare la scuola. Beh, io pensavo che fosse necessario migliorare la scuola. Tutto il mio lavoro è dentro questa idea di migliorare le energie che ci sono, le competenze che abbiamo, le sensibilità che abbiamo. Infatti siamo qua per quello. E quindi vorrei sfuggire da questa idea di essere l'uomo cacciavite che vi dà gli attrezzi, perché gli attrezzi sono il mezzo, ma non sono la filosofia che ci sta a fare, che è quella che dovrebbe animare il nostro fare. Poi ho sentito parlare di Dominani. Io direi che se non ci fosse Dominani non sarei qui, perché è stato uno slancio fortissimo nella mia vita, nelle mie scelte di insegnante artigiano. Questo stiamo scrivendo anche la storia con i colleghi qui, la nostra biografia, e mi ha fatto capire un sacco di cose. Non ci sarebbe stata forse la legge 517 senza Dominani, l'apertura di quella scuola, che ha avuto un sacco di problemi, eccetera. Però ha aperto una via. Tra l'altro Dominani non ha mai detto di essere pedagogista, lui voleva istruire i montanari, e il montanari li istruiva dalla mattina alla sera perché dovessero imparare il Vangelo. Però questa idea di scuola della consapevolezza mi è piaciuta molto l'intervento precedente, perché visto che lo dice anche qualche filosofo, io non lo conoscevo, mi fa piacere, io lo facevo senza saperlo, che se facciamo scuola con consapevolezza insieme ai ragazzi guardandoli chi sono, forse riusciamo a dargli delle risposte. Però io faccio anche una mia colpa, adesso lo smetto perché sennò la filosofia è stata discussa, perché oggi le tecnologie sembra che si risolvano, secondo me c'è la metà di problemi, perché ci vogliono competenze per restare con la testa nel compito di insegnante usando degli attrezzi nuovi che non siamo abituati a usare. La ricerca delle nozze dice che in matematica siamo un po' caduti come competenze in Italia da quando ci sono le linee. Per Dio, tu metti un cavaliere a guidare la locomotiva e dopo due anni si metti una litorina e dopo due metti la freccia rossa, ma io so che qualche treno da raggi, perché le competenze del cavaliere non le puoi mettere sulla litorina, tieni conto che sono cambiati anche i binari, l'aria, cuscinetti, grasso, cioè, capito? Sicché il compito di questa transizione che è avvenuta nella società dal basso dei ragazzi che dovrebbero migliorare il nostro mestiere, se che gli strumenti che usiamo, la capacità di scegliere, la capacità di utilizzarli, è forte. Anche io avrei sperato che più di una scuola, una buona scuola, ci fosse una migliore scuola. Perché non butto mai via a casa mia, acqua calda e bambino. Mi spiego? Cerco di tenere il buono di quello che mi è passato. E ascolto gli insegnanti, adesso mi fa molto piacere che li abbiate invitato, perché come dire, uno perché per la mia sensazione personale, ma anche perché io sono un insegnante, sono di voi. Cioè io per venire qua che sono il permesso, ho fatto mille richieste, ho calcolato i permessi durante un anno, le ore di cose, perché sono un insegnante. Quasi mai un insegnante che ha 38 anni.
interpreta, di sostegno, parla ad altri insegnanti. Trovate sempre gente che va a ruota. Io non scrivo libri, però tutto quello che scrivo trovate sul mio sito, sul sito in giro per l'Italia. Questo è il mio sito, finché parlo, ho messo online una presentazione che è questa, se voi la volete sapere finché parlo, il sito è fusiliofrancesco.gmail.com. Trovate dispense, i materiali dell'università, un disastro di cose, non dico niente, perché così dico quello che voglio e nessuno può criticarmi perché non vedo un certo editore. Io scrivo quello che penso e quello che penso lo trovate lì. Mi faccia piacere o no, lo trovate su editore. Il fatto che sono qua mi fa piacere perché vuol dire che qualcuno ha pensato che quello che dico è interessante. Mi lascia però. Ecco, ma adesso la citazione di prima. Se vorrei un po' cucire, no, perché io spererei che la scuola per gli speciali non faccia diventare la scuola speciale. Tu vai fuori col tuo bambino, il tuo ragazzo romeno, ma che sia una scuola normalmente speciale. È questa la coniugazione che noi dovremmo fare in Italia, ma non ci siamo qui per riuscire, perché convegni che sono stati fatti e che hanno fatto partire anche una critica sul sostegno bambino fuori classe, così, dal fatto che è vero che c'è una grossa delega che si di sostegno, che la legge 517 e tutte le norme successive non hanno portato alla reintegrazione. Le tecnologie ci possono aiutare, ci possono dare una mano, però abbiamo bisogno di alcuni accorgimenti. Io mi occupo di tecnologie low cost e di software libero, perché penso che il software, i nuovi strumenti per utilizzare, per fare scuola, deve essere libero. Non può essere che uno ha la matita e quell'altro non ce l'ha. Non può essere che uno può scrivere e quell'altro no perché non ha la licenza. Oppure io scrivo una cosa, quelli là sì, questi no, hanno un'altra versione, no, accidenti, non possiamo fare i gruppi ragazzi perché poi ci mettiamo d'accordo. C'è la possibilità di lavorare tutti insieme, costruire una didattica costruttiva, è quella secondo me la come si può dire, il leitmotiv della nuova scuola, costruire didattica assieme ai ragazzi, lì riesce a trovare il luogo per tutti. La scommessa è che non ci siamo riusciti, nella nostra scuola, io, cioè o nelle consulenze con il Provveditorato che studia il CTS, girando nelle scuole, è elettrica, è una scommessa l'integrazione didattica, perché non sappiamo farla, perché i libri ci impongono un processo, perché gli insegnanti credono che i programmi siano i libri e noi i ragazzini, perché c'ho troppo da fare, così lo senti un attimo, portamelo fuori, se si dice. Questo portamelo fuori perché c'è un bisogno superiore che mola l'integrazione in Italia. Quanti sostegni ci sono qui? Quanti insegnanti di sostegno? Ho detto una cosa falsa o una cosa vera? Migliorare la scuola era mettere in mano alla didattica. Mettere in mano ai materiali che vengono nella scuola, a questo tempio che è la scuola. Una scuola francescana ma per tutti. Là si ricomincia. Mi spiego, io non sono un ecapiedi. Se avete capito, credo che non avrò mai un incentivo dal mio direttore, ma neanche al ministero, perché? Dalle case editrici, perché critico questo mercimonio, e lo vedrete da quello che dico, e vado avanti, se no dice che ci ha chiamato per non fare il giorno. Allora, e lì queste tecnologie, sono arrivate le tecnologie, noi potremmo adesso fare di tutto. No, c'è qualcuno che ha una fiducia estrema e facciamo anche meno del sostegno, perché basta che prendiamo un programmino giusto che arriva perfetto alla persona giusta, poi lo lasciate perfettamente e diventa un sicuro della conoscenza e del successo nella società consumista. Perché guardate che quando vi arrivano con la borsa di oggetti nelle scuole ti dicono, ma lei che cos'è? Ah, il sostegno, ah, non ce l'ho io questo sostegno. Se che c'è il sostegno, ti dice, ah, che è il sostegno? Che neanche il fomento riesce a fare. E non mi parla di questo.
perfetta parola, aspetta un attimo. Attenzione, perché queste nuove tecnologie sono sempre più nuove, perché voi avete comprato quelle vecchie ieri, oggi ci sono delle nuove. Allora, scusate, a mezzogiorno ci sta, però io non, spero di non stufarmi, perché nel framezzo racconto, invece che fare, racconto delle storie. Ci sono i filmati di alcuni ragazzi che io ho seguito, che seguo ancora, in particolare una che è una storia di 14 anni. Ma queste cose che fanno un po' ridere sono drammatiche, perché quei denari lì potrebbero servire molto meglio se usassimo strumenti buoni. Quindi io spero che, mettendo insieme, uscire quello che c'è di buono di tutti noi e quello che c'è un po' di pazzo, perché Erasmo da Rotta non c'aveva un po' ragione, se siamo un po' pazzi non si va oltre, mettete insieme un po' tutto, però queste cose ci sono. Le nuove tecnologie, attenzione, non è detto che facciano tutte bene, potrebbero fare dei danni, perché quelle vecchie, quelle di questo signore qua, erano fantastiche. Se voi guardate la prima lezione di Alberto Manzi, dove si presenta al popolo italiano e dice che si può scrivere con le parole, si può scrivere con le immagini, quanti anni era prima della circolare sui versi? Andate a vedere, ve la risparmio perché ho un'altra cosa da far vedere. Ma qua si può vedere come un illuminato poteva comunque parlare a un popolo vasto, perché parlava all'Italia del 50% degli analfabeti, vero? Stava anche parlando ai luoghi. E la pena è calamare, andava mica bene. Guardate che era inclusiva, costava poco, scriveva quasi su tutto, sulle mani, sulla carta, sul banco di legno, economica, longeva, compatibile e accessibile. Il problema è che qualcuno non lo tiene in mano e quindi ci sono delle tecnologie che lo fanno. Ah, mi sono alzato, non per mancanza di rispetto, ma perché secondo me la scuola deve stare in piedi, non deve stare seduta alla camera, perché se non seduta alla camera... Perché se no la tecnologia la compriamo e finisce lì, capite?
da lì qualche altra, quali avanti con le nuove tecnologie e poi trascia, non sappiamo più cosa fare. Perché tutto puntare e ricomprare, puntare e ricomprare. E io penso invece che nel tempio scuola chi porta la roba nella scuola, sia software che hardware, deve essere mitigato da alcune condizioni fondamentali. Che chi porta roba nella scuola, roba significa software, significa la lavagna operativa, significa il computer, deve portare una lavagna, lo dico qua, deve essere più interoperabile che si può. Quindi deve portare degli applicativi che vadano bene a prescindere dal mezzo che usa, devono essere leggeri, devono avere assistenza, deve essere inclusivo, cioè deve essere al massimo, dopo sono livelli, no? Però la pena, che era la cosa, una delle cose più inclusive, se la sostituiamo con qualcosa deve avvicinarsi alla caratteristica della pena, perché c'è tecnologia buona e tecnologia non buona, software buono e software non buono, la lavagna interattiva che va a prescindere dal computer che ci attacca il cloud, e la lavagna che dopo che ho comprato la lavagna devi comprare anche il computer, e dove li prendi i soldi? Un'altra cosa, ha una licenza, ma la licenza poteva essere un ausilio. E quindi se io spendo, tolgo soldi dall'altra parte. Quindi anche gli applicativi che usiamo, se io uso un applicativo che è licenziato, magari lo compro perché mi serve, ma non c'è dubbio. Se un ragazzo disabile ti serve quello lì, lo devi comprare, non c'è verso. Ma se io posso usare LibreOffice per fare le presentazioni, uso OpenOffice, non è che mi servono le transizioni fatte così per tirare fuori i romani che si avvicinano all'impero romano, però mi basta tirare fuori un'immagine. Io ho preparato anche uno schemino, quante cose didatticamente posso fare con il software libero. Con Sanquarelli posso gestire tutte le lavagne di tutte le marche. Cosa significa? Significa che rispetto al lavoro degli insegnanti, che quando cambiano scuola hanno detto che si devono portare via la lavagna, sto parlando dal muro, perché succede questo, cambiando la versione non puoi più usare. Con Writer posso scrivere testi e vedere testi da quando è nata la scrittura digitale. È vero che non avrà le competenze di Word, ma insomma, se noi avessimo scritto con Word la Divina Commedia, non avremmo mica letta, per fortuna l'hanno scritta sulla pergamena, perché quello è un mezzo longevo. CMAP per fare mappe, Impress per fare presentazioni, GeoGebra per vedere la trattazione. Qua c'è un kit, diciamo, del software libero. Che significa software libero? Che lo posso distribuire, tutti possono usarlo, e la didattica non si ferma. Perché il software proprietario ferma la didattica, perché io non lo posso distribuire in classe, se faccio i campanelli di ragazzi che lavorano, devono avere lo stesso strumento. Il software è molto importante perché poi la filosofia si scioglie di fronte all'aspetto pratico. Mi spiego? Mi spiego cosa vuol dire? Che se io faccio un testo, stiamo facendo giornalismo in classe, l'anno scorso, a casa dell'anno scorso, in questo sito della mia classe, vediamo se ce l'ho messo qua, nuova scheda, il sito della mia classe, classe terza e la farò vedere, nella mia classe abbiamo fatto giornalismo, in questa classe qui tutti scrivevano, ma chi aveva Mac, chi aveva Windows, chi aveva gioco LibreOffice, e quindi il lavoro poteva transitare tra i compagni e ritornare all'insegnante, che però lo voleva in formato testo, sempre più semplice che è finito sul sito di classe. Tra l'altro è una bella soddisfazione perché il nostro sito è stato visto da 16.000 persone. Sito di classe, allora il ragazzo che ha cominciato a scrivere il disabile su quel sito lì, sapendo che lo scrivevano in 16.000, ha grattato il fondo del barile delle sue competenze, sapendo che l'avrebbero visto in chissà quanti. Capite? Quindi la disabilità non è vero che è solo certificata e basta, ma la certificazione a volte cambia completamente di fronte alla motivazione di una persona. Io l'ho visto negli anni. Quindi anche i test digitali che si comprano nelle scuole dovrebbero essere possibili di interoperare. Quindi c'è hardware buono e hardware non buono, hardware compatibile e hardware poco compatibile. L'insegnante di sostegno, cosa fa in questo circuito qua? Spesso è attento. Fare niente.
sistema di software libero, scusate gli occhi, sono sempre là però, dalle montagne qua, io l'ho portato qui un centinaio di DVD per chi vuole provarla, che tra l'altro è molto documentato perché è Crolocon. Se mi lasciate la mail vi scrivo anche la lista e nella lista trovate tutte le istruzioni e informazioni per supportare l'uso di soli Linux. Perché secondo me gli insegnanti di sostegno dovrebbero essere tra persone più formate in Italia, poco tanto sono i più formati, perché io ho colleghi di matematica che hanno visto sono andati un corso di formazione quell'anno che le hanno mandato in ruolo, poi basta. Cioè il poco degli insegnanti è molto poco formato rispetto agli insegnanti di sostegno, agli insegnanti di revisione, insegnanti di ruolo. Si vede che conosce tutti ormai, perché è un gioco
questo Windows niente, non so neanche cos'è l'interfaccia. Facendo un lavoro sull'interfaccia grafica, Sode Linux ci permette la modifica completa dell'interfaccia per adeguarla al disabile che hai di fronte. Filippo quando si siede vede questo. I software sono per Linux, Windows, Mac, a prescindere dalla versione. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire da Windows 98 a Windows 8. È anche economica la roba così. Ma noi dobbiamo saperlo, perché se non lo sappiamo ci vengono quello che vogliono. Mi spiego? Lì c'è inclusiva, accidenti c'è inclusiva, c'è tutta la sezione dell'asilo che vuole andare a lavorare con Filippo, perché Filippo era solo prima, no? Con la sua insegnante di sostegno. Adesso Filippo, quel tavolino lì l'ho fatto io ovviamente, no? È stata costruita quella roba lì, col papà. E adesso voglio farvi vedere un'altra cosa, sempre di Filippo, che fa bene anche quello. Filippo, voi sapete cosa si fa l'infanzia? C'è insegnante dell'infanzia qua. Bene, parlo per loro, un po' per tutti, per dire che uno con le sue abilità può fare tante cose. All'infanzia fanno i disegnini, portano a casa, la mamma di Filippo quasi sempre, oltre i genitori dei ragazzini disabili, oltre ad avere un figlio disabile, in genere hanno l'elaborazione di un figlio con un'altra, no? Cioè, si devono fare la parte con quello che c'è. Allora, voi immaginate questa signora quando vede arrivare a casa i disegni di Filippo. Siete mamme? No, non ho parole però. E lui c'ha il super davone con i disegni. Una vecchia stampante HP di quella 840 che sta occupando, un computer vecchio e software libero. E ti dico, se non è nobilissimo questo lavoro. Lui fa, mette dentro, fuori, sopra, sotto le partizioni. Ha la maestra, ha l'indicazione, vi faccio vedere il piano di lavoro, di non lavorare sulle parole, anche se lei ha fatto un lavoro sulle lettere, ma sui suoni, sui ritmi, sulla posizione, perché non c'è disgrafico, non si muove, ma non va a leggere. E legge su di qua, c'è l'interventivo 390 e vuole capire come fa a capirlo. Quindi questa mamma si è vista arrivare a casa con un po' che c'è l'età operativa e dice che il figlio. Software libero. Costo di tutta questa roba qua, 200 euro, sta il monitor. Allora vedete che la filosofia può diventare pratica con la conoscenza. È questo che voleva avere la buona scuola, competenze. Ci siamo. Ed ecco il lavoro fatto su Filippo, di software gratuito, vado avanti. La storia di Emma. Emma è una bambina DAO ipercinetica. Scrive lei per lei, ma perché? È super stimolata. Vorrebbero che fosse già presidente degli Stati Uniti, genitori, cioè, chissà, è normale, quando nasce un bambino disabile, c'è tutta una situazione che si deve riformulare, che si deve rimettere a posto, e su questa bimba le attese sono state, tra l'altro la bambina che ha anche altri problemi, lo vedrete, quindi, software libero, tavolo interattivo, semplificazione dell'interfaccia grafica, una sola attività in campo e per motivare la bambina il suo personaggio preferito che è il software libero, non so di Linux, la bambina scrive con la tastiera virtuale. Adesso la mostro da qua che è meglio che da internet. Stiamo scrivendo e inserendo su Pingu. Di questo libro che ti piace tanto. E molto. Abbiamo scritto con questo programma che ha la sintesi vocale e che legge quello che ha fatto. Avete capito che anche altri problemi potrebbero essere tanto. Però potete leggere. Ma è operativa. Quindi semplificazione completa del monitor. Lei vede solo la tastiera virtuale, con solo il Linux si può aggrandire, allargare, scansionare, mettere solo i tasti letterali, le lettere, solo i numeri, e writer che parla, non ce l'ha Linux purtroppo. Il nostro writer ha 6 sintesi vocali che parlano scrivendo, fanno anche lo spelling, però dobbiamo aggiustarlo, perché sbaglia le C, le S, le N e le L, cioè dice L, dice K. Dice niente, aspettando se arriva
tutti questi pensierini. Adesso scriviamo e si sentirà. Allora, Pingu, prova a leggere lei, Marco. Pingu. E invece l'insegnante si compra l'ultimo back, ma la scuola dice, ma come? Il mio back funziona nel programma.
tastiera, un loop per giocare, disegnare, il timer perché sta facendo la geometria delle figure piane, lo fanno con tutti, ma lo fa tutta la classe, e lei lo fa anche con l'intipino perché è facile. Io ho scoperto i tavoli interattivi, vi assicuro, ha un costo bassissimo, potete fare un manuale di attività, specie con bambini che hanno difficoltà motorie per attendere gli oggetti, perché mentre un ausilio è un oggetto che fa quello, il tavolo interattivo, a seconda di come l'insegnante lo configura, fa un sacco di cose. Può essere per la geometria, può essere per suonare, può essere per la tastiera, può essere memory, le campane della montessoria e così via. Ecco, adesso vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante, sempre di software libero. Questo bambino qua, questo ha vinto il premio nazionale di matematica nel 2010 per l'eccellenza nell'ideazione informatica. Allora io dopo mi sono specializzato per i soldi prima che il commissario sostegno. Io ho fatto 30 esami per diventare sempre sostegno, quando si imparava e sono andato adesso ad insegnare agli insegnanti che fanno e questi a metà di corso sono andati via. La serietà di questi corsi per il sostegno. Certo, cioè, questo sparito, l'hanno già firmato. Ah, già firmato. Ah, sì, e sono spariti. Uff, la serietà. Beh, era massacrata. Questa costruzione di fronte si chiama. Se trovate in internet sull'Università della Sapienza a Roma o a Dimatica, trovate documentata. Mi ero accorto che a scuola cominciavano ad arrivare le linee. Ma già prima, cosa fa l'insegnante quando scrive la domanda? Ragazzi, vedete, 2 più 3 uguale 5. E il sotto dov'è? Cioè, per comunicare il sotto si deve dire, bisogna stare di fronte. Erano arrivati i computer e lavoravamo come? Di fianco. Non di fronte. È bastato un computer, scheda video doppia, due monitor, due tastiere, due mouse, e io di fronte potevo avere labiale, sonoro, grafico del sonoro e sottotitolatura. Quante afferenze sensoriali davo per migliorare la comunicazione di questo adolino? E a fine della fiera c'è la sintesi di storia, tacchete della stampa e vai a casa che il lettore e il ripetitore sa quello che abbiamo detto a scuola. Faccio una mappa, tacchete. L'ho usata per un po', più uno per 6 anni soli, e adesso la sto usando molto con i ragazzi con disturbo del comportamento, DHD. Perché il contatto visivo e il lavorare in pairing aiuta moltissimo a mantenere una qualità della relazione forte. Questa costruzione di fronte qua non è stata ben sfruttata, secondo me, e neanche capita, per incompetenza. Perché tutte le ore che ci sono gli insegnanti di sostegno sui soldi, io ho scoperto una cosa, non so qui, ma a Verona che sa la lingua dei segni, io sono nel bilinguismo, lingua dei segni, lingua parlata, perché oggi ho fatto una ricerca con l'FBK, il centro di ricerca di Trento, abbiamo visto che i ragazzini impiantati precocemente acquisiscono la parola con le prove comodi, addirittura i bilinguisti tedesco italiano, quindi c'è una fascia che vanno alle scuole di Trento, ma sono, cioè veramente notevole. Quindi però sono soldi, hanno una comunità di soldi, hanno l'essere, vanno in gita, si sportano, è giusto che fanno. Dopo c'è la comunità di soldi internazionale, perché oggi con i social media loro fanno la lingua di segni via Facebook, cioè via social media. Io credo nella lingua di segni, ma se noi togliamo la possibilità di imparare a parlare a questi qui, hanno molta meno conoscenza a disposizione, i libri, quanti soldi laureati ci sono in Italia? I contatti su una mano. Quanti ciechi sono? Non bastano le mani che avete voi qui, laureati. Perché? Perché sono emarginati dalla conoscenza diffusa. Questo oggetto qui è fortissimo. Io vi faccio vedere, ecco, questo è il ragazzino, questa è una spada aperta, questa qui sta riprovando come gioca. Questo è campione di tiro al piattello.
perché se abbiamo una discriminazione del campo accezionale, no? più degli altri, lei si toglie le protesi in spalla, gli altri si tengono le orecchie normali e gli hanno paura da bambini, lei a 10 anni era campione regionale più o meno. Eccolo qui il video. Qua è sotto la supervisione della logopedista. Avevamo iniziato un training e 10 minuti, allora vado via veloce, non me la faccio vedere. A Marsolle, ragazzo di 27 anni che guarda il sistema usato con quello piccolo, dice se io avevo per avanti, se io avessi potuto avere quelle robe lì, ma darei molto meglio, perché io non capivo quello che diceva. Vado più veloce. Andrea 27 anni, lo seguo quando ne aveva 13. Quando vado avanti, è interessante perché gli insegnanti di sostegno non deve guardare la scuola, deve guardare la vita. E Andrea ha imparato ad usare il computer quando aveva 13 anni. Qua c'è la foto, vedete, di Andrea con me, che non c'erano neanche i compagni, l'avevo fatto un cassone, e avevo scoperto che scrivendo così riusciva a scrivere, non ha scritto un libro, le favole di Esopo, fateci ditate con i più piccoli. Perché se no non c'era un motivo che scrivesse, dice non ci scrivo a fare, mi davano da mangiare, mi portano in giro, non devo scrivere, deve scrivere qualcosa. E allora era per fare un regalo con i più piccoli. Andy Tecno ci ha premiato all'epoca quando avevano fatto il concorso, e Andrea adesso racconta in questo video, ve lo guardate su internet se siete interessati, che lui adesso, lui fa tre cose, ma gli ha cambiato la vita: Skype, i nomadi, musica, però, e guarda il film che gli mette la sorella sul collo. E qui lui ha la comunicazione con il mondo, abita in una contrada di montagna che per raggiungere c'è mezz'ora di strada dal mio paese che è a distanza da Verona, e lui viene ancora. Cambia la vita, vero? A 27 anni non si ricorda più la storia, la geografia, la musica, la grammatica, l'inglese. Si è ricordato come si fa a contattare gli altri. Mi dispiace la farlo sentire perché voglio parlare di sottolineo. Scuola in ospedale, allestimento di una postazione a costo nulla nel giro di 3 ore. Ed era necessario software libero, perché software libero, so di Linux o meglio, perché dovevamo dare un sistema robusto che non potesse video, che non dovesse essere toccato per 3 mesi. In ragazzina oncologica il computer doveva essere funzionante per 3 mesi. Stessa cosa, Andrea e questa qua abbiamo sfruttato una potenzialità di so di Linux, che è quella della non necessità di manutenzione. Prendete il computer e mi domandate se gli dati del computer con Windows quanto dura il vano disabile. Lui clicca di qualità, se c'è di virus, di programma, di cose. Su di Linux non ha manutenzione, non prende virus. Allora chi siamo? Qua volevo dire due cose sulla didattica speciale, diventa speciale davvero quando lo facciamo assieme. Vi spiego. Quando è palla al centro, si discute. Perché se non usiamo cose nuove per fare cose vecchie. Capite qual è? Cose nuovissime, ma facciamo cose vecchissime, uguale con la scuola di avviamento professionale alla Divietta, che ho fotografato, dove tutti dritti e militarmente in ascolto, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Io alzo la mano e sono bravo, se faccio vedere che è stupido, e il mio piacere diventa dal fatto che emergo sugli altri, non sono parte degli altri. Non c'è lo studio cooperativo, non c'è l'autonomia del pensiero, c'è la subalternità del pensiero. Ah, questa è la mia classe, stiamo facendo la scuola di giornalismo, divisi a gruppi. Allora, sono dei Linux compatibili, i software sono compatibili con tutti i sistemi operativi. È interoperabile, nel senso che i file che fate con sono dei Linux li portate sugli altri sistemi. È semplice, questa è l'interfaccia di sono dei Linux. Io adesso cambio monitor, ne posso avere 36 monitor diversi e organizzare uno per uno. Una docking station che posso spostare di lato se non ho la maglia interattiva, e qui ho i software. I software per l'inclusione sono qui nell'ambiente didattica che abbiamo isolato sul CNR, con il quale collaboro dal 2008. Questi software qua sono divisi per ambito scolare e abbiamo cercato quelli che esistono sulle 3 piattaforme, in modo che non finiscano a casa, a scuola, ma si possano muovere.
E questo allestimento non è un programma, come qualcuno dice, lo metto nel computer e non va, ma solo c'è Windows. Questo è un sistema operativo completo, quindi allestisce la macchina e gli metti software. Su quelli che hanno XP che lo devono buttare, io parlerò la sera, andiamo nella scuola a fare l'installation party, rimettiamo in vita il computer con XP mettendo soldi lì. Va che una meraviglia, non ci crede nessuno, non ci crede nessuno. Per fortuna il mio ci ha dato 35.000 euro per sviluppare gli ambienti per la disabilità, così non moriva, perché una cosa così non deve morire. In tante scuole del mondo funziona con Linux. In Italia la fanno la padrone a casa di software e cose. Come vedete lo sto usando come voi usereste il vostro computer. Sotto Linux ha una storia lunga, viene dal 2003 da una ricerca su software fatta dall'Istituto delle Tecnologie Didattiche. Io l'ho ripreso in mano quando stava per morire, l'ho tenuta in vita un paio d'anni e adesso ce l'hanno finanziata. Ci hanno finanziato dei strumenti, uno importantissimo che è la comunicazione amministrativa per l'autismo. È stata finanziata da vari CTS, e in particolare quello di Roma, che in un momento di crisi stavamo chiudendo la cosa, ci ha tenuto in vita, e adesso Ciambrone, io ci ho dato del denaro per andare avanti. Si può mettere su network, si può mettere su PC, aule server, LIM e postazioni speciali, in particolare le postazioni per il disagio. Solo una parte del software è dentro il CD, quell'altro, se vi serve, è documentato sul sito del CNR e lo scaricate. Questo è il gruppo di fuoco. Questo è Lucia Ferlino, questo sono io a Enigmatica, il nostro programmatore Maurizio, un insegnante che ci aiuta moltissimo a fare test, verifiche. E poi abbiamo una lista di circa 700 insegnanti che ci segnalano le cose che non vanno e quelle che ci dovrebbero essere. Per cui è saltato fuori un problema con il CIMAP che non faceva vedere il video, ho lanciato questo problema su un'altra lista di programmatori e dopo 2 ore abbiamo risolto. Perché la forza di un software libero è la comunità. Mi scrivono anche dalla NERF, la ditta che ci ha dato PDF Exchange canadese, mi ha scritto che potevo metterlo dentro su Linux perché è un sistema no profit. Non ce l'abbiamo messo, ma sì. Voi fate andare un sacco di software Windows dentro su Linux. Se volete vedere, l'ambiente altro è tutto software Windows che va dentro su Linux, bello come solo. È l'uomo di colore. Sole Linux ha un sito molto curato dove trovate un sacco di informazioni e quelle che non avete basta scrivere la lista e vedete che vi arriva. SD4 abbiamo fatto dei webinar per accompagnare l'uso e la pagina Facebook. Questi sono i punti d'eccellenza, secondo me, per riuscirsi a scrivere. Posso dire che ci leggete tutti i libri digitali, quelli per i DSA per capirsi, perché abbiamo un'interfaccia mobile, che è questa, che è come un famoso programma che si chiama Carla. Eccolo qua, l'interfaccia mobile, scegliete 6 lingue e dopo aver letto quello che avete letto potete salvare in formato audio quello che avete letto, su qualsiasi cosa, libri, testi, pagine web. Avete un programma per la videoscrittura che è Writer, che nel caso di bambini piccoli potete utilizzare con la sintesi vocale come usava Emma. Vale a dire che quello di fondo, adesso io non ce l'ho perché ho imparato a leggere e scrivere. Eccolo qua, questa è l'interfaccia Vox, nelle configurazioni potete scegliere la voce. Hai scelto questa voce. Questa è la velocità, può leggere le frasi, fa lo spello, vi ho spiegato da dove. A fine scrittura, dopo aver scritto e ascoltato, potete registrare in audio, ce l'ha Windows. Non solo, avete un editore di parola che impara le vostre parole e nel caso della scrittura scansione aiuta moltissimo il disagio perché scrive 5 lettere e viene fuori la parola. Ma non la parola del vocabolario di quella volta, sono quella che usate di solito. Se tua mamma si chiama Luigina, tu scrivi lui, c'è fuori Luigina. Capito? Per un disabile questo vale. Prenditore di parole, correttore ortografico, questa è pure ascoltata. Ripeto, costa niente. Ci siamo. Ecco perché quando io sono entrato nella scuola e c'erano i non volevo usare, nel 1980 mi avevano mandati per fare dei test e basta.
perché prima c'eravamo in una scuola speciale, che si chiamava quella con le lame, era una scuola sperimentale, non so per il nome, siete troppo giovani, le scuole sperimentali, noi a Verona ne avevamo un paio, dove non c'erano neanche le capre, io ero nel di sostegno, cioè, e c'eravamo le lame, io ero l'attività complementare, e facevamo i gruppi di lavoro, disabili, non disabili, a tutti insieme. Quando sono arrivati i computer, i disabili, so che si è computer. Allora io li ho voltati perché io facevo serata, giardinaggio, facevo, lavoravamo bricolage, facevo un sacco di cose di integrazione, ma infatti il computer, dove la ceramica non mi dice niente, il giardinaggio erano dei fiorellini, ma io l'ho odiata perché non ho capito che potevo avere una cosa che metteva insieme a tutti, allora l'ho ripresa in mano, perché secondo me vinceva lui. Devo chiudere, questa è la comunicazione aumentativa, è gratuita, questo qui tra l'altro sono le 12.500 lemmi che trovate su Leggi per me e che trovate su Android, che il bambino dopo aver imparato a usare può scrivere con questo oggetto e metterci la voce e andare in giro attaccandolo lì e dire immagini apprese a scuola possono diventare strumento di comunicazione. Oggi, lo dirò oggi pomeriggio, ci sono degli strumenti di computer che si staccano, quindi il lavoro di scuola transita a casa e se lo portano via. Devo chiudere, tecnologia la cosa, la telecamerina attaccata al monitor e faccio la video lezione. Grazie per aver ascoltato. Diamo appuntamento alle 14.30, adesso ci trasferiamo giù per un break di pranzo. Ah, io consegno i CD, i DVD di Sodelinux a chi li vuole e li può fare delle prove di installazione. Non sono entrato nell'aspetto tecnico, ma c'è il webinar sul sito del CNR. Thank you.
domani. Se tu sei nel focus di domani, imparerai questa cosa. La veleno malattia come fosse installata. Quindi una macchina con Windows 8, con Windows 7, che quindi la prende e la sottolinea. Questa è Windows 8, la macchina che tu qua è Windows 8. Però hai installato tutto. Perché la strada del ministero non è proprio fatta, quindi ci non lo volevo. Quelli bravi, un gruppetto così, così mi ci chiesto cosa fare e quindi questa cosa che prenderà in macchina o in tempo. Sì, 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 sì. No, 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 perché questo non c'è una barra. Thank you.
È presente Tonucci? Tonucci? Finarelli? No. Tonucci e pure una bella.